Ciao a tutti amici del Lettore Medio, sono Gabriella e con voi oggi voglio leggere Favoloso, favole e pensieri per grandi mai cresciuti di Massimiliano Gallo, edito da Edizioni Mea, casa editrice che ringraziamo ed entriamo subito nel vivo tra le pagine di questo libro. Che fine abbiamo fatto? Ma dove andremo? Non siamo più capaci di guardarci negli occhi, non riusciamo più a convivere, a condividere un'emozione. Che futuro avremo? Vite proiettate attraverso uno schermo, emozioni vissute attraverso un filmato, ricordi consegnati ad un post. Forse era meglio prima, forse stavamo meglio prima, tutto più semplice, tutto più vero e se volevi piangere, potevi farlo guardandoti negli occhi, appoggiando il tuo capo sulla spalla di qualcuno. Tutto normale, tutto meravigliosamente reale. L'abbiamo visto al cinema, a teatro, l'abbiamo apprezzato sul piccolo schermo, interprete di numerosi personaggi, regista e il volto dell'amatissimo avvocato malinconico, l'avvocato di insuccesso di Diego De Silva, e adesso ha scritto un libro. È incredibile perché qualsiasi cosa fa, qualsiasi cosa lui faccia, la fa bene. Sto parlando ovviamente di Massimiliano Gallo. Ho avuto il piacere e l'onore di aver conosciuto già in parte il Massimiliano Gallo autore, in quanto sono stata a teatro a vedere i suoi ultimi spettacoli, di cui cura anche la regia, e ho avuto il piacere di ascoltare dei monologhi da lui scritti. Devo dire che la sua scrittura mi ha sempre colpito, mi ha sempre affascinato per l'estrema chiarezza e semplicità, perché lui si rivolge a tutti, grandi e piccini, ma soprattutto mi ha colpito per l'estrema sincerità, perché Massimiliano Gallo non ha peli sulla lingua, una sincerità sempre molto intelligente, perché lui si rivolge sempre con grande intelligenza, delicatezza, ma soprattutto con ironia e simpatia al suo pubblico, un'ironia che mi piace definire profonda. Ironia, profonda leggerezza e una leggerezza che poi è quella che lo fa arrivare dritto al cuore dei lettori e del suo pubblico. Leggendo questo libro, ho avuto la sensazione di essere in totale relax al bar a prendere un caffè con l'autore, perché qui abbiamo una raccolta di racconti, di favole, di pensieri sciolti, come li definisce lui, racconti, parole per riflettere, per condividere, per sorridere, per sognare, per non dimenticare mai di sognare a qualsiasi età, ma soprattutto per preservare sempre il bambino che è in ognuno di noi, come tende a sottolineare il nostro autore. Favoloso è un inno alla vita. Ai sogni, al tempo che non bisogna mai sprecare, alle piccole cose di tutti i giorni, alle cose genuine. Massimiliano Gallo si rivolge a tutti i bambini, al bambino che è in ognuno di noi, ma anche letteralmente ai più piccini, ai più piccoli di età. Infatti ci sono dei racconti, delle favole proprio per i più piccini. Ce ne sono due di racconti che mi hanno particolarmente colpita. In uno lui racconta la democrazia ai bambini, ai più piccoli, e lo fa in modo tenero, semplice. E poi c'è un altro racconto, forse il mio preferito, quello intitolato La Speranza, in cui l'autore fa riferimento anche al periodo della pandemia, del Covid. E mi ha colpito questo racconto perché quando l'ho letto ho avuto la sensazione di leggere pagine di un diario personale di Massimiliano Gallo. Perché lui si rivolge ai suoi lettori con grande intimità, con grande calore, con grande affetto. E sempre in questo racconto, La Speranza, c'è un'illustrazione in particolare dell'artista Clelia Leboeuf, immagine, illustrazione che io ho trovato di grande bellezza e di grande poesia, e secondo me racchiude l'essenza e il significato di questo libro. Questa illustrazione raffigura una ragazza affacciata alla finestra che guarda la luna e all'orecchio ha una stella come telefono. E poi c'è un filo che
collega la stella alla luna. In questo volume, in questo libro, come vi accennavo prima, ci sono anche delle bellissime illustrazioni a cura di alcune donne, di alcune artiste, Clelia Leboeuf, che citavo prima, Maura Messina, Daniela Molisso e Teresa Liquori. Altra cosa di grande valore, di grande impatto, oltre alle illustrazioni, sono le pagine bianche che Massimiliano Gallo lascia a noi lettori, lo spazio che lascia a noi lettori, perché Massimiliano Gallo ci dà la parola, lascia di tanto in tanto delle pagine bianche, ci lascia spazio per dire la nostra, per scrivere le nostre, i nostri pensieri, per essere liberi, com'è libero lui come artista, perché Gallo è un artista, un autore libero, onesto, di raffinata intelligenza, ma soprattutto generoso. Questa delle pagine bianche è una cosa che mi ha emozionato tantissimo, perché soltanto gli autori e gli artisti di grande cuore, di grande generosità fanno, lasciano, condividono, si danno totalmente al proprio pubblico, ai propri lettori. E condividono con loro e poi lasciano la parola a loro per essere liberi com'è libero lui, come artista. Quindi straconsigliatissimo, io vi ripeto il titolo: Favoloso, favole e pensieri per grandi mai cresciuti di Massimiliano Gallo, edito da Edizioni Mea. E noi ci vediamo al prossimo libro, alla prossima storia. Fatevi questo bellissimo regalo di Natale, questa coccola.